Sera. Chi comincia? Ivano, prego. Buonasera, mister. Ciao, buonasera. Allora, innanzitutto complimenti perché la prima vittoria al Liberati, diciamo che sicuramente dà morale a lei, alla squadra, ai tifosi e anche ai giornalisti, se permette, perché poi... E oltre ai tre punti, però, mi sembra che sia stata veramente, come lei anticipava nel corso delle varie settimane, una Ternana in costante miglioramento rispetto a Gubbio, rispetto a Pontedera, non solo come gioco corale, ma anche a livello dei singoli giocatori. È così? Oppure ha una visione diversa? La solidità difensiva confermata ancora una volta, più offensivi e più cinici in avanti, anche se ancora forse no, qualche occasione ancora di concretezza in più potrebbe anche esserci. Ma partiamo dal fatto che ci sono tanti aspetti positivi questa sera e sinceramente il primo tempo mi è piaciuto molto per come la squadra abbia approcciato alla partita con la voglia di ottenere i tre punti. E il primo tempo mi è piaciuto la solidità in cui cercavano di proporre gioco e erano molto attenti sulle ripartenze loro, perché loro è una squadra molto temibile, era imbattuta, una squadra che ha concesso poco nelle partite che ho visto. Poi il secondo tempo, a parte i primi 10 minuti, mi è piaciuta la voglia di non voler prendere gol, però possiamo fare uno step in avanti dove dobbiamo cambiare un po' la mentalità. Potevamo avere la voglia di fare correre loro, di gestire la palla, di divertirsi di più tenendo la palla, invece quella mentalità di voler stare dietro linea palla e ripartire, che ci sta in alcune volte, ci sta in momenti della partita, anche in base alla bravura dell'avversario, però potevamo fare molto di più senza e abbassarci così troppo, ma questo fa parte dello step che dobbiamo fare. Io sono molto contento di come abbiamo approcciato, di come abbiamo giocato il primo tempo. Poi, per essere più cinici, l'importante è creare le palle gol. Alla squadra non posso dire niente, vi ho detto, sono settimane che li vedo che si allenano a testa bassa. È un gruppo di ragazzi per bene e meritavano una serata così. Il problema è che adesso ci sono tre partite, una dietro l'altra, e noi da stasera dobbiamo essere bravi a godercela e da domani mattina a resettare tutto, perché è vero che abbiamo fatto una buona gara, ma non abbiamo fatto niente. Io sono strafelice per il gruppo, perché vedo come lavora, sono strafelice per i tifosi, perché vi ho detto ieri, dopo 4 mesi torniamo a vincere in casa, dobbiamo allontanare un po' quella mentalità negativa, come vi dicevo ieri, e pensare in positivo, perché è un gruppo che se lavora con questa voglia, con questa passione, avremo i nostri limiti, ma solo stando tutti uniti riusciamo a creare quel blocco unico. E oggi credo che qualsiasi squadra avessimo avuto di fronte sarebbe stata dura per gli altri, e si è visto nel modo in cui hanno esultato i ragazzi, e qui io noto quelle cose, dobbiamo solo andare avanti così. Allora, stasera non posso che farle i complimenti, ci mancherebbe altro. Ha visto come cambia la vita? Allora, ho notato dei miglioramenti, dire, naturalmente consistenti e in natura esponenziale. Alcuni giocatori io li conoscevo bene, l'avevo visti giocare nel girone C della Serie C, mi riferisco a Cianci, a Cicerelli, a Curcio, eccetera eccetera, senza che li nomino tutti, però questi tre in maniera particolare, ma anche gli altri che stasera, ma per esempio mi è piaciuto molto anche Corradini, ma tutta la squadra mi è piaciuta. Si cominciano a vedere delle manovre, insomma, di respiro ampio, la squadra ha giocato, tant'è vero che ho fatto la domanda al suo collega Cudini dicendo se era stata la Ternana che aveva fatto dei miglioramenti grandi, oppure invece se il Pineto, la sua squadra, invece aveva disputato una partita in tono minore. No, ha risposto dicendo
è stata la Ternana e ha fatto i complimenti perché dice la squadra che ha migliorato molto, che tra l'altro doveva vincere anche a Gubbio, queste le parole di Cutini che poi lei sentirà. Intanto lo dico io per segnalare insomma che la squadra sta cominciando a prendere un viatico che speriamo ci porti, diciamo, solo in alto, poi si vedrà. Rispetto alle tre partite, mi sembra che venerdì prossimo alle 20:45 a Pesaro, poi il mercoledì 25 con Legnago Salus e poi il 29 settembre di Mogol Battisti a Arezzo. Va bene così? Ecco, il 29 dobbiamo vincere per forza, anche a Pesaro, è chiaro. In bocca al lupo. Credo. No, io quello che vi voglio dire, che poi voi siete, giustamente, siete i primi tifosi, siete persone che ci tenete molto di più, quindi molte volte anche voi vi esce fuori la parte emozionale, no, del giustamente, perché si è presi emotivamente dalla vostra squadra del cuore, però poi bisogna fare anche le analisi dove non bisogna lasciarsi prendere solo dal risultato. La squadra, io sono d'accordo con te che ha fatto una buona gara, è in crescita, però credo che possiamo fare molto di più, perché è nelle nostre corde, ma possiamo fare molto di più nell'intraprendenza di voler continuamente, no, proporre, divertirsi e essere più libera di testa. Ma non è facile essere più libera di testa quando gli si chiede sempre di voler giocare la palla. E giocare la palla ti porta sempre a ragionare, ti porta sempre. Nel frattempo c'è anche da trovare una solidità difensiva, e in questo sono contento che è la seconda partita che non prendiamo gol. E io li vedo i miglioramenti e gli sforzi che fanno i ragazzi, per questo che vi chiedevo di stargli vicino, di appoggiarli, perché il percorso non è semplice, ma quello che mi lascia più tranquillo, no, più felice, è l'anima della squadra. Io vedo un gruppo affiatato, e se mettiamo la Ternana davanti a tutto, senza pensare con l'io ma pensare col noi, accettare di fare qualche panchina in più, di fare qualche minuto in meno, di mettersi a disposizione di quando si entra con la mentalità di fare la differenza, allora può diventare una squadra fastidiosa per tutte, può disputare un campionato competitivo. Se cominciamo a pensare all'io, a parte non vanno d'accordo con me, ma i ragazzi sono mentalizzati. Io ti ho detto, sono 3-4 settimane che lavorano a testa bassa. Noi questa deve diventare la normalità, e poi cercare di, indubbiamente tutti vogliono vincere le partite, ma noi, ve l'ho detto ieri, secondo me si arriva alla vittoria tramite la prestazione. Poi ci sono risultati che a volte la vinci non giocando bene, e quelle saranno partite importantissime e decisive, però noi dobbiamo seguire una filosofia e credere in qualcosa tutti insieme. Se crediamo tutti in qualcosa, allora possiamo fare una buona stagione, dar fastidio, come vi ripeto, a quelle due o tre squadre che hanno già gruppi consolidati, che lavorano insieme da 2 anni, e sono squadre che, le sto vedendo, concedono pochissimo e sono veramente fastidiose, però noi vogliamo dar fastidio a quelle squadre. Buonasera, per quello che riguarda due cose, per quello che riguarda la classifica, l'altra volta ieri parlava di accorciare un po' la classifica, direi che è molto corta, per cui ci si è in tantissimi in poche squadre, e a questo punto c'è anche la Ternana, quindi si è nel mucchio, si può anche un domani tentare anche la fuga. Seconda domanda, si avvicina, come diceva prima, termine ciclistico, so, io poi dopo, quindi poi si avvicinano le partite ravvicinate, quindi sta prevedendo anche la possibilità di un turnover. Ma turnover, io non penso a queste cose, io guardo in settimana come stanno i ragazzi, penso a preparare la partita e cerco di mettere la miglior formazione possibile. Poi sbaglierò, però cercherò di sbagliare il meno possibile. I ragazzi, ve l'ho detto, ho 23 titolari, sicuramente cercherò di coinvolgere il più possibile, perché abbiamo bisogno di tutte. Poi ci sarà qualche cambio, arriverà il momento di qualcun altro, vediamo. So che ho visto la Vispesaro da alcuni giorni ed è una partita complicata. Molto complicata, ma come sono tante complicate, ma noi lavoriamo per renderla complicata anche a loro, e su un campo sintetico difficile. Io voglio
trovare quella continuità e non dobbiamo abbandonare la nostra anima, il nostro senso di appartenenza. Noi dobbiamo avere la Ternana come focus, mettere lo stemma davanti a tutto, e allora da lì poi si inizia a ragionare, penseremo alle strategie, penseremo ai giocatori, ma il focus deve essere lo stemma davanti a tutto. Mister, buonasera, le chiedo un giudizio sul centrocampo. A me ha dato l'impressione di un centrocampo in crescita, transizioni, interzizioni, fluidità della manovra migliore rispetto alle prime partite. Lei come l'ha visto? Ma io sinceramente ho letto anche i vostri commenti. A me a Gubbio il centrocampo mi è piaciuto tantissimo. Avevano giocato molto tra di loro, quando si anche a Gubbio trovavano le giocate tra di loro, poi siamo stati un po' fumosi in tre quarti a Gubbio, no? Non siamo riusciti a dare aria alla manovra, però i centrocampisti hanno fatto una buona gara, hanno cercato di coprire campo e anche loro danno solidità difensiva. Oggi uguale, molto spesso lasciavamo Damiani solo davanti ai centrali, alzavamo Corradini, l'abbiamo tenuti più in verticale per dar fastidio ai loro due mediani, e l'hanno fatto bene. E la squadra ha cercato di fare cose molto buone, altre cose meno, però ho la sensazione che erano più padroni i loro, erano molto più sicuri nel cercare la giocata, nel capire il momento di quando forzare e quando non forzare. E per me oggi Capuano ha fatto una grandissima partita, sia in fase difensiva sia in fase di impostazione, ha avuto letture, e lo stesso lo Iacono. Abbiamo fatto, secondo me, una partita solida, da squadra un po' più matura, diciamo, rispetto alle prime, ma il percorso è lungo, non ci facciamo abbagliare da questa serata e pensare che sia tutto in discesa. Non è così, è un campionato molto complicato. Io vedo le squadre e noi dobbiamo crescere tanto in fretta, però con questa mentalità, con questa voglia che abbiamo con voi, col nostro pubblico, possiamo creare qualcosa di positivo. Oggi è stato dominante Cianci con due gol e tutta la partita, anche Donnarumma appena entrato è andato vicino al gol. Come farà a scegliere ogni volta un attaccante fra i tre, più in base alla forma oppure anche all'avversario, al fatto che ora comunque tante partite avvicinate, anche un po' di turnover, comunque davanti c'è abbondanza? Sì, ma c'è abbondanza in tutti i reparti, ma ho detto bisogna trovare l'equilibrio di squadra. Se voi, ve l'ho già detto ieri, vedete le caratteristiche della rosa, capite che tipo di difesa abbiamo, che tipo di centrocampo abbiamo. Per dirti, a Gubbio io ero molto preoccupato per le palle native, non avevamo struttura. Bisogna fare 3.000 considerazioni. Poi, una volta che si trova un equilibrio, diventa fondamentale per la squadra trovare l'equilibrio tra fase difensiva e fase offensiva. Credo che piano piano lo stiamo raggiungendo nei meccanismi. Il secondo tempo ho cercato siamo passati a 3, mi è piaciuto un po' meno con il 5-3-2. Però abbiamo nelle corde anche di poter giocare in questo modo, abbiamo anche quelle caratteristiche. Dipenderà quando dovremo forzare la partita, dipenderà dagli avversari come ci verranno a prendere. Quindi bisogna lavorare in vari modi, ma lavorando sui principi poi le strutture contano poco. Ve l'ho detto dal primo giorno, non conta tanto. Mister, scusi, un'altra domanda. Mi sembra, mi dica lei se è così, che l'azione offensiva si sviluppi più sulla sinistra che sulla destra. No, nulla contro di te, però fino a 25 giorni fa vi ricordavate che dicevamo che andava tutto a destra. Beh, mi sembra, adesso posso anche sbagliare, però mi sembra Tito Ciccerelli, no, collaborino un po' più su quella fascia, si trovino più su quella fascia, ma forse per una questione anche di compagno di fascia di Casasola, per le caratteristiche diverse. Non le chiedevo questo. Si trovano bene, sì, ma molto spesso dipende anche dagli avversari. Vedete che molto spesso anche loro oggi iniziavano da dietro ma si indirizzavano completamente a destra. Noi ci veniva molto più facile recuperare la palla a sinistra e magari riuscivamo a sviluppare veloce da quel lato lì, quindi non dipende molto anche dagli altri. E indubbiamente sono d'accordo con te che abbiamo sviluppato molto spesso a sinistra, ma anche Thiago per caratteristiche è uno che gli piace attaccare di più la profondità e di ricevere meno addosso. Ema gli piace più magari una palla addosso, anche Curcio da quel lato lì, dipende molto dalle caratteristiche dei giocatori. Indubbiamente abbiamo avuto molto più palleggio a sinistra, però a destra abbiamo dato anche più aria alla manovra.
manovra, anche Thiago è attaccato 3 o 4 volte alla profondità, c'era un mezzo rigore su di lui, è andato 4-5 volte in aria con cattiveria, non l'abbiamo servito, comincia a non forzare sempre la giocata, a tornare indietro, insomma... mi sono piaciute su entrambe non le fasce. Non era un appunto, era una constatazione per diventare meno prevedibile. No, ecco, certo, che... certo, però dico, visto come cambio magari in un mese che eravamo molto più... È vero, quindi... lo stesso, gliela feci io quella domanda, sì, quindi sono io che faccio ammenda su quello che dissi allora. No, poi diventa complicato andare in una partita... così bene da entrambe le fasce, evidentemente un po' di equilibrio ci vuole, però abbiamo caratteristiche per poter affondare da tutte e due le fasce, quello sì. Grazie. Grazie a te. Grazie.